Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo il tutorial per Capodanno 2018-2019. Non so mai come chiamarlo, se il Capodanno 2019, perché in realtà poi si festeggia il 31, però il Capodanno effettivo è l'1. Comunque, chiamiamolo così, Capodanno 2018-2019, così sviamo al problema. Il trucco che ho realizzato è quello che mi vedete indossare in questo momento, ovviamente, e ho voluto farlo sulle tonalità dell'oro. Ovviamente, come sempre, potete prendere spunto da questo tutorial e realizzarlo di qualsiasi altro colore, e come al solito potete ricreare questo trucco con qualsiasi ombretto voi abbiate. Non c'è bisogno che utilizziate esattamente gli ombretti che ho utilizzato in questo tutorial. Vi ricordo anche che non è un trucco che si può fare soltanto a Capodanno, potete farlo quando volete, anzi penso che lo ricreerò perché mi piace davvero tantissimo come è uscito fuori. Era un sacco di tempo che non utilizzavo un oro così tanto forte e devo dire che mi piace davvero tantissimo. Spero che questo video possa esservi utile. Vi ricordo che tutti i prodotti che utilizzo all'interno del video li trovate scritti qui sotto nell'info box, e senza chiacchierare troppo vi lascio al tutorial. Ho già messo un correttore sulle mie occhiaie scurissime, adesso utilizzo il fondotinta di Milani, questo qui che è il Conceal and Perfect, il mio è nel colore 00B, vediamo se va bene per quanto sono chiara in questo momento. Come correttore applico quello di Nabla, questo qui è nel colore Ivory. Lo sto ancora testando perché è un correttore che è parecchio pesante, quindi secondo me va modulato bene. In generale credo comunque che sia un correttore adatto a chi ha una pelle mista, grassa, se avete un contorno occhi particolarmente secco non credo che questo correttore vada bene. Siccome questo qui non è abbastanza chiaro per fare i punti luce centrali del viso e in generale è troppo secco per me da mettere su tutto il viso, prendo quello di Bourjois e lo metto dove avrei messo il correttore normalmente, quindi sul mento e al centro della fronte. Siccome sono davvero pallida e vorrei sembrare un pochino più viva semplicemente, vado a prendere un po' della terra in crema di L'Oreal e appunto vado a metterla dove metterei la terra in polvere normalmente. Poi utilizzerò anche quella, questa qui sarà soltanto diciamo la base della mia terra. Cosa super importante, anche perché il nostro trucco ovviamente deve durare tantissime ore, ancora di più di tutti i giorni, vado a fissare il trucco con una cipria, utilizzo sempre questa, ormai lo sapete, mi chiedete Giulia qual è secondo te la migliore cipria, è lei, non riesco ad utilizzare nient'altro, mi piace tantissimo, vado a fissare sia il contorno occhi che tutto il mio viso. Adesso prendo la mia terra in polvere, quella classica, normale, e vado praticamente a rimetterla sopra a quella in crema. Se vi chiedete è necessario mettere due terre, non è necessario, però in realtà facendo questa sovrapposizione di prodotto in crema più prodotto in polvere sicuramente il tutto durerà di più, e siccome ovviamente a Capodanno dobbiamo stare tantissime ore svegli, vogliamo che il nostro trucco duri tante ore. Prossimo step, faccio un pochino di contouring, utilizzo la palette di Kat Von D, ovviamente il colore più chiaro. Come blush utilizzo Luminoso di Milani, che è uno dei blush più belli che io abbia mai provato. Ve lo dico sempre, super universale, un colore che va bene davvero per qualsiasi trucco, per qualsiasi colore di pelle. Forse se siete proprio tanto scuri può risultare un pelino chiaro, però diciamo in generale copre i colori di pelle da chiari a medio scuri. Come illuminante utilizzo un altro prodotto di Milani, questo qui è lo Strobe Light nel colore Afterglow. Questo illuminante mi piace tantissimo, è praticamente uno dei miei preferiti, e lo metto qui sullo zigomo, poi lo sfumo su tutto lo zigomo. È una cosa che mi piace fare da un po' di tempo, cioè non concentro l'illuminante solo nella zona qui più alta, ma appunto lo sfumo un po' su tutto lo zigomo. Realizzo le mie sopracciglia, come al solito lo faccio a telecamere spente, altrimenti ci metterei un'infinità e le farei tutte storte. Ci vediamo tra un secondo. Inizio prendendo sempre dalla palette di Kat Von D il colore più chiaro, questo qui lo metto sia sotto il sopracciglio che sull'angolo interno dell'occhio.
Ora prendo la mia fantastica palette 39A, se non sbaglio. Sì, magari se la metto anche nel mezzo, giusto? Di Morphe. E vediamo, scegliamo un colore di transizione. Prendo questo marroncino e lo utilizzo appunto come colore di transizione. Porto questo colore anche un pochino più avanti, perché oggi voglio che il mio trucco sia più carico, diciamo, di quelli che realizzo solitamente. Ora, sempre con un pennello da sfumatura, ma questa volta più preciso, prendo questo marroncino e intensifico la piega dell'occhio. Siccome voglio che il mio trucco si sviluppi parecchio nella parte esterna, riprendo nuovamente la cipria di prima e con una spugnetta vado praticamente a creare una barriera, cioè guardo dritta avanti a me con la fronte rilassata e metto un po' di cipria in questa zona, in modo che con l'ombretto non scendo appunto dove c'è la cipria, cioè praticamente la cipria non fa aderire l'ombretto in quella zona, quindi che succede? Che quando poi vado a toglierla avrò il trucco fatto così, tagliato in questa zona. E oggi non riesco a spiegarmi, spero che questo tutorial non verrà così tanto male. Incrociamo le dita. Ora prendo con un pennello ancora più preciso un marrone ancora più scuro, utilizzo questo qui e vado ad intensificare ancora di più la piega dell'occhio, ma soprattutto nella parte esterna. Diciamo, non lo porto tanto davanti, mi concentro più qui sulla V esterna. Mi aiuto a sfumare questo marrone con il pennello di prima e continuo a riapplicarlo fino a che non ho l'intensità desiderata. Posso sempre riapplicarlo, sfumarlo, riapplicarlo nuovamente, quello vedete un po' voi, fino a quando non raggiungete l'intensità appunto che volete. Però vi consiglio di applicarlo un po' per volta piuttosto che tutto insieme, perché riuscite a sfumarlo molto meglio. È arrivato il momento di applicare un bellissimo oro. Scelgo un oro dalla palette di Jaclyn Hill, questa qui è la Armed and Gorgeous. Prendo il colore Coin, che è questo qui. Lo voglio applicare direttamente bagnato, quindi prendo il mio pennello piatto e lo bagno con un po' di Fix Plus di MAC. Questo oro è qualcosa di pazzesco, mi piace tantissimo, esattamente il colore che volevo. Riprendo nuovamente il pennello con cui ho applicato il marrone più scuro e cerco di sfumare in questa zona il marrone con l'oro. Vedete, faccio dei piccolissimi movimenti avanti e indietro, non ho praticamente preso altro prodotto, almeno per il momento. Faccio così avanti e indietro fino a che i due colori non si sfumano insieme. Lo faccio anche da quest'altra parte. Riprendo davvero un pizzichino del marrone più scuro e lo vado a sfumare in questa zona. Faccio sempre dei movimenti molto piccoli, perché se facessi così praticamente andrei a coprire completamente l'oro. E poi calcolate che posso sempre andare indietro, tornare indietro con l'altro pennello e aggiungere altro oro se magari l'intensità dell'ombretto diventa un pochino troppo bassa per me. Per non utilizzare troppe palette, quello che vado a fare, prendo il colore più chiaro, questo qui che è VIP, e lo mischio un pochino con Glitter Trip. Lo vado a mettere qui nell'angolino interno dell'occhio, potrei tranquillamente anche riapplicare l'illuminante che ho messo sul viso. Ora spolvero via la cipria in questo modo, zac, e vado a finire il trucco realizzando la parte inferiore. Prendo con un pennello a penna il marrone più scuro che ho applicato nella parte superiore e lo lavoro all'attaccatura delle ciglia. Vedete, anche qui nella parte esterna cerco praticamente di unire la parte inferiore con quella superiore in questo modo. Ora riprendo il secondo marrone che abbiamo applicato nella parte superiore. Spero che i due occhi siano uguali, perché siccome ho lo specchio spostato qui sulla destra, le luci potrebbero cambiare quando mi guardo allo specchio, quindi magari così mi vedo uguale e poi mi metto dritta e le luci sono diverse. Comunque con questo colore vado a sfumare la parte inferiore. Prendo ancora un po' di Coin, che è l'ombretto oro, e lo metto qui nella parte inferiore iniziale. Ok, siccome voglio un punto luce più strong, prendo soltanto il bianco e ci ripasso sopra.
Ora all'interno dell'occhio applico questo qui che è il gel, l'eyeliner in gel di L'Oreal. Utilizzo questo perché è praticamente l'unica cosa, che tiene all'interno del mio occhio. Se avete il problema che le matite non vi tengono, provate questo qui perché è pazzesco, a me tiene davvero tantissimo. Cioè la sera quando mi strucco ce l'ho ancora. Lo stesso eyeliner lo applico anche sulla parte superiore. Nel frattempo ho applicato ovviamente anche il mascara sulle ciglia superiori e le ciglia finte, sono come al solito le mie amate 252 di Ardell. Adesso applico il mascara anche sulle ciglia inferiori e il trucco degli occhi è finito. Sulle labbra utilizzo un bellissimo rossetto liquido di Dose of Colors nel colore Stone. E per finire vaporizzo un po' di Fix Plus su tutto il viso. E voilà ragazzi, il nostro trucco per Capodanno 2018-2019 è completato. Ovviamente, vi ripeto, potete anche utilizzarlo per qualsiasi altra occasione, mi piace tantissimo come è uscito fuori. Quest'oro è davvero pazzesco, è stupendo secondo me. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, che comunque vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se ricreerete questo tutorial o come vi truccherete a Capodanno. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!